Emiliano Morrone e Francesco Saverio Alessio. Buongiorno, tutta la piazza. Io sono qui per testimoniare una situazione di vita quasi comune ormai in Calabria, cioè se ci si interessa a cose delle quali non ci si deve interessare, si viene perseguitati sistematicamente. Una delle prime operazioni che fanno intorno a persone che esprimono liberamente le proprie idee è quella dell'isolamento man mano all'interno della propria società, cioè c'è un sistema così consolidato di favori che basta sottrarli a qualcun altro per far sì che tu resti isolato. Noi abbiamo scritto un libro un paio d'anni fa con Emiliano, l'anno scorso, nel 2007, che si chiama La società sparente, e in questo libro descriviamo molte relazioni particolari della politica calabrese con il sistema di criminalità organizzata che domina in Calabria, che si chiama 'Ndrangheta. E per via di questo libro abbiamo avuto prima una serie di querele e addirittura una richiesta di sequestro del libro. Richiesta di sequestro, poi querele penali. Per fortuna le querele penali sistematicamente archiviate dalla Procura di Urbino. Oltre a queste querele, che voglio dire sono a dire le vie legali, insomma è una pratica legale, abbiamo avuto tutta una serie di intimidazioni e di minacce dirette di morte. Anche lui fra 15 giorni sarà in tribunale proprio per una minaccia di morte che ha ricevuto. Io non le ho potute neanche denunciare perché ho avuto delle minacce tipicamente mafiose, cioè che tu non sei in grado di dimostrare. Quindi non sono potuto andare neanche in un commissariato a dire mi stanno minacciando di morte. In realtà vivo come un nomade attualmente, spostandomi di casa in casa di amici che per loro bontà e per rispetto verso il lavoro che ho svolto mi offrono ospitalità. È veramente una situazione indecente che non vivo soltanto io e non vive soltanto Emiliano. Praticamente se non scrivi quello che sta bene a loro non puoi più scrivere, quindi non puoi neanche guadagnare per vivere. Vorrei far parlare comunque un po' Emiliano di altre questioni. Saluto la piazza, io mi chiamo Emiliano Morrone, sono un giovane giornalista. Forse bisognerebbe vergognarsi di essere giornalisti e stracciare la tessera dell'ordine.